Bentornati amici nel canale, oggi facciamo la marmellata di gelsi. Io ho raccolto un po' di frutti dal mio albero di gelso, chi non lo ha li può acquistare tranquillamente dal fruttivendolo. Vado a lavare i frutti, eliminando foglie, e pezzi un po' ammaccati. Scolo. Lascio asciugare direttamente al sole, agitandoli di tanto in tanto. Oppure li asciugo con uno strofinaccio in cotone. Una volta completamente asciutti, li vado a mettere in una bacinella. Vado a pesare, perché il peso stesso mi dirà quanto zucchero dovrò integrare. Spremo un limone. Ed aggiungo il succo ai gelsi e il zucchero. Per un sapore più deciso aggiungo un pizzico di cannella. Prima di continuare però vi volevo ricordare di iscrivervi al canale ed attivare la campanellina, così da ricevere le notifiche per rimanere sempre aggiornati. Ma adesso torniamo alla marmellata. Vado a mescolare tutti gli ingredienti. Ricopro il preparato con uno strofinaccio in cotone e lascio macerare per 4 ore. Riprendo il composto e mescolo accuratamente. Verso in una pentola di acciaio metto sul fuoco, accendo il fornello e lascio cucinare a fuoco alto fino a bollitura. Chiudendo la pentola con il coperchio e ricordando di mescolare di tanto in tanto. Raggiunta la bollitura, lascio cuocere per circa 20 minuti a fuoco basso. Dopo i 20 minuti di cottura tolgo dal fornello la pentola e con un mixer o frullatore vado a frullare. Thank you.
Rimetto il composto frullato sul fornello e a fuoco basso lascio cuocere ancora un minuto. Tolgo dal fuoco ed ancora calda vado a versare la marmellata dentro ai barattoli di vetro che ho sterilizzato prima. Riempio i barattoli fino all'orlo sotto al tappo di chiusura. Chiudo ermeticamente e vado a posizionare il barattolo a testa in giù così da formare il sottovuoto. Se mentre verso la marmellata in barattolo si sporca l'orlo sopra, niente paura. Con un tovagliolo di carta vado a pulire l'orlo e anche sopra. Poi vado a chiudere e sempre a testa in giù vado a formare il sottovuoto. Faccio raffreddare i barattoli tutta la notte. Il giorno dopo la nostra marmellata è pronta. Adesso possiamo andarla a conservare in un posto fresco e buio. Si manterrà intatta fino a 2-3 anni dopo la preparazione. Facile, no? Se ti è piaciuto un video, lascia un like ed iscriviti al canale. Ciao amici, alla prossima!